Ok, proviamoci di nuovo a fare un Rainbow Six Siege insieme, non come l'ultima volta. Ciao a tutti ragazzi, qui Frost Italia e bentornati in un nuovo Rainbow Six TG. Questa volta ci sono anche io. Sarà più semplice della volta scorsa, dovremmo semplicemente leggere, perché è una patch note talmente tanto lunga che impararla a memoria, ma neanche le poesie alle elementari. Bene ragazzi, come sapete, il 9 agosto uscirà la patch 2.2.2 e vi avevamo già accennato che sarebbe uscito il nuovo Elite, Pulse, e fixeranno finalmente. La fottutissima Black Eye di Valkyr su Banca. Bene, ma torniamo alla lettura della patch note, se no ci dilunghiamo. Allora, ragazzi, visto che molti si sono lamentati del fatto che non c'erano server dedicati per le partite personalizzate e soprattutto. Per caccia ai terroristi. Sì, e soprattutto c'era un ping allucinante riguardante appunto caccia ai terroristi. La Ubisoft ha ben pensato che dopo tanto ha deciso di implementare dei server dedicati sia per la modalità appunto personalizzata sia per caccia ai terroristi, il che appunto porta a una diminuzione del ping su caccia ai terroristi che molte volte implica una partita veramente difficoltosa e soprattutto snervante a causa dei ping altissimi e per le partite personalizzate ragazzi la possibilità di avere un server proprio e quindi anche qui di avere ping equivalenti per tutte e due le squadre che giocano. La cosa più importante che non è stata detta è che finalmente le partite personalizzate si potranno startare semplicemente con due giocatori e non 10. Bene ragazzi, poi per il resto finalmente verrà inserito un server dedicato per le in-chat in-game. Questo comporterà quindi una chat vocale all'interno del gioco migliore attraverso Vivox. Il problema è che, come sapete, prima TTS, PC e infine console, quindi noi consolari dovremmo aspettare. Ci sarà una maggiore accuratezza quando scorgeremo un nemico o noi stessi varcare la soglia di una finestra o comunque di un ostacolo. Inoltre, come abbiamo detto, verrà rilasciato il famosissimo Travis di Taxi Driver con il nostro Pulse Elite, ragazzi. Il che, come tutti gli Elite, avrà una mimetica per ogni singola arma, un ciondolo speciale e un outfit per lui, insomma. E ricordiamoci l'animazione finale. Esatto, la pettinata di Petna con il pettine. Ovviamente per tutti quelli che hanno partecipato ad Operation Health verrà regalato il ciondolino che vedete in questo momento e in esclusiva per i possessori di Season Pass 2. Noi poveri stronzi Esatto. saranno lieti di offrirvi il copricapo Goz di Di Doc. Doc e la mimetica per la revolver Mandead che vi lasciamo le immagini. Esatto. Perfetto, e ovviamente ci saranno dei miglioramenti che avevo già accennato, che verranno rilasciati dopo questa patch durante la stagione 3. Direi quindi di andarveli a leggere. L'obiettivo di Operation Health è quello di fornire una base più stabile per costruire il futuro di Rainbow Six. Ok, come sapete, perciò abbiamo utilizzato il TTS per seguire una serie di test su queste prossime funzionalità. Abbiamo eseguito una fase di TTS la scorsa settimana che si è concentrata su questi aggiornamenti dei server ed avremo altre poche fasi in futuro per testare i server ed alcune rimozioni di funzionalità del peer-to-peer. Quindi il peer-to-peer verrà rimosso, server dedicati. Quindi direi di dire server migliorati. Questi server sono miglioramenti hardware dei server attuali in uso. Consentono una nuova agevole esperienza di gioco. La portata di questi miglioramenti va dalla registrazione dei colpi, desincronizzazione e alla latenza globale. Verrà rimosso appunto il peer-to-peer, quindi le voci peer-to-peer non saranno più peer-to-peer ma su server dedicati, vabbè, avete già capito. E aggiungeranno il LAN su PS4. Esatto, quindi se volete farvi le vostre LAN in casa, arriveranno. Tutto, tutto. Il tutto surclassato. No, tutto nella stagione 3, non con questa pagina, stagione 3, quindi fine agosto, inizio settembre. Ma quando escono gli operatori? Fine agosto, inizio settembre. Ma a me avevano detto che era in agosto. Fine agosto, inizio settembre. Ecco, queste sono le domande che di solito ci fanno. E per tanto dire, risolto. Le C4 non fanno danno quando vengono gettati contro alcuni tipi di travi metalliche, quindi finalmente esploderanno male i nostri nemici. In alcuni casi, i detriti di rinforzo dei muri rimangono galleggianti dopo essere stati distrutti, cosa normalissima, ma l'hanno risolto. Il laser riduce la dispersione dei colpi negli shotgun. Boh, mo, chi usava lo shotgun con il laser se lo scordi, Che perché. boh!
avvertito. Quindi ragazzi, abbiamo detto il contenuto di questa patch note offertaci dai ragazzi di RSA Italian Community. I link tutti qui sotto in descrizione, dappertutto, sempre qui sotto. Esatto. Questo Rainbow Six TG finisce qui.